Raffaele è perfetto detto Mus, è scigna, nipote e fedelissimo di Salvatore Lo Russo, era un mito negli ambienti di Camorra perché non aveva paura di nessuno. In un'occasione, secondo il pusher pentito Michele Vitagliano, si permise il lusso di mortificare due emissari dei Licciardi. Ecco alcuni passaggi del verbale d'interrogatorio. Tornando a Perfetto Raffaele ricordo un episodio che mi colpì molto. Era il periodo natalizio del 2006, ed io e Donato Massimo ci recammo da lui per portargli in regalo un braccialetto di brillanti, ed una somma di 5. €0000. Andammo al rione Ianfola, e lì c'era una vera e propria fila di persone che si recavano dal Perfetto per fargli gli auguri ed omaggiarlo. Tra questi ricordo un tale Mario, persona onesta che ha una concessionaria di auto ed un garage. A un certo punto notammo la presenza di due giovani affiliati a quelli della masseria Cardone, uno dei quali si chiama Ciro De Martino, nipote di tale Franchettiello o Recchiolone, affiliato di rilievo dei Licciardi. Questi due ragazzi consegnarono al Perfetto una collana di diamanti, dicendogli che a mandargli quel regalo erano i Licciardi. Se ricordo bene fu fatto il nome di Pierino Licciardi, o di Vincenzo, o Chiatto, o comunque di qualche altro esponente di vertice della famiglia. Perfetto Raffaele si mise al collo quel gioiello e dopo prese 2 euro, li diede a me e mi incaricò di andare a comprare una bottiglia di spumante, la più economica che fosse in circolazione. Cosa che feci recandomi in una salumeria lì vicino ove acquistai una bottiglia di qualità scadente e non ricordo ora quanto la pagai. Portai la bottiglia al Perfetto il quale la consegnò ai due ragazzi dicendogli manco questa vi meritate. I due ragazzi sbiancarono in volto e andarono via. Rimanemmo colpiti da quel gesto di sfida del Perfetto, che iniziammo ad ammirare ancora di più, essendo già per noi un mito.